E benvenuti a Petralcina, quarti finali Master, Cerullo Funaro. Cerullo con le basi con l'inner Decal e Funaro con le basi con l'inner arancione. Passata a me, non ci credo. 0-0, sono passati 4 minuti, ci scusiamo, ma abbiamo avuto problemi, eccolo qua. Ah, 1-0 per Funaro, appena collegati. forse non lo so. Subito. Adesso Funaro è arrembante. Primo tempo, il quinto. Ottima manovra di Cerullo, che però manca il tiro, No, manca il tiro scasso che non sono conclusivo. alto, non si era venuto. Si era costruito una bellissima Scasso che non occasione. sono alto. Adesso Basta Daniele, contropiede di basta, basta. Funaro. Avevo fatto una bella. Bravo Livio, bravo Livio, sei lento però, sei lento come un babbuino. Parate su un angolo. Pardon.
mesi. Tempo Fonaro conduce sempre con 1-0. Possibilità, ma la spreca malamente, anche se il tempo è a suo vantaggio, perché oramai il tempo è per scadere. Fine del primo tempo, ma riprendiamo da Cerullo, leggermente claudicante. Cerullo gioca con degli inner decal a base blu. Funaro ha in vantaggio in questo momento per 1-0. Vai.
trova una soluzione al volo Funaro sul calcio d'angolo. Scusate, purtroppo sono leggermente influenzato. Chiedo scusa a tutti. Traversa. E Funaro spreca così un'altra occasione per consolidare il vantaggio. Permette a Cerullo di riproporsi in avanti. Bell'aggancio di Cerullo, ora mi strazza un troll, se addirittura effettivamente toccato sia così. E Cerullo adesso non una bella occasione per pareggiare. Bravo Manu. C'è solo calcio d'angolo. Ottima chiusura di Funaro. E rete di Funaro al volo. Ha girato. Palo interno ed esce fuori. È anche sfortunato Cerullo, che comunque la sua occasione l'ha avuta, anche in questo caso veramente sfortunato, ha fatto un bel girello e soltanto l'occasione si è persa sul palo. Una serie di pali da entrambe le parti. Partita comunque molto viva e aperta, combattuta a viso aperto da entrambi i contendenti. No. Iniziativa di Cerullo, che riesce a passare la palla in mezzo a due avversari, ma manca
l'ultimo aggancio che gli avrebbe permesso di andare a tirare in posizione centrale. E devo dire che a questo punto però un gol sicuramente sarebbe anche meritato, perché Cirullo ha giocato comunque una buona partita. Bella rete di Cirullo che a 1 minuto e 50 riduce le distanze anche meritatamente. E vediamo se il tempo sarà sufficiente o se Fonaro riuscirà a nascondere la palla. Alla fine Cirullo tenta il tutto per tutto, tanto a questo punto perdere, anche prendere qualche rischio in più a questo punto è assolutamente irrilevante. Che devo fare? Tanto. Ci sei? Va bene. Sceglie. Ecco, bravo, sei un coglione mio, devi andare dentro. Devi andare dentro. Purtroppo adesso Cirullo rischia di farsi portare a spasso per il campo da Fonaro, che seppur con 18 secondi il campo a disposizione più interessa a tenere la palla che non a cercare di forzare il gioco per cercare la terza rete. Nuovo palla Cirullo che prova, tenta il tutto per tutto, ma se la prende non la prende.